Ok, perfetto. Ciao! Oggi siamo ritornati su Skeleton Swing of Heroes, ragazzi. Partiamo direttamente qui del gioco senza la schermata di caricamento perché avevo già aperto il gioco prima, quindi siamo a posto. L'ultima volta, ragazzi, avevamo completato l'isola numero 4. Sì, l'altopiano specchio. Oggi dobbiamo iniziare l'isola numero 5, ed è stato trovato. E ragazzi, mi sono portata avanti off camera, potenziando anche gli Skylander per la sesta isola, la fabbrica abbandonata, perché da come potete intuire, l'isola numero 5 e l'isola numero 6 sono rispettivamente elemento terra e tecnica, cioè simbolino. Quindi ragazzi, ho potenziato gli Skylander perché avrò intenzione di utilizzare anche nella sesta isola. Qui ho per farvi un breve tour. Allora, intanto, vabbè, non vi dico, ho praticamente sbloccato tantissimi Skylander, tra cui 3X, ma va bene. Ma a parte quello, che è uno di quelli che utilizzerò, ma a parte quello, volevo farvi vedere, l'ultima volta avevo guardato le debolezze della terra, mi pare, sì. E ve le faccio rivedere un'altra volta. La terra è debole con non molti e aria, quindi per l'isola del deserto dorato, ho intenzione di utilizzare Blaze. Con sempre, ovviamente, ho potenziato per sopra di una Whirlwind, Whirlwind, o come cacchio si dice, Whirlwind, Whirlwind, quella lei, e poi Pit Boss, ovviamente, perché dei non morti, ovviamente dei non morti. Poi per la sesta isola, ovviamente, come vedete, sono livellati. Non so se avete notato, Whirlwind a 26, 25, Blaze 25, poi anche. Oddio, Pit Boss. Peg, invece il oddio. Peg invece la sesta isola intenzione di utilizzare Zulu, perché ovviamente lo schierante che mi cura gli altri personaggi mi serve. Stealth Earth. E poi 3X, per l'appunto, che ho menzionato anche prima, che è qui, che è quello con il livello più basso di tutti. Quindi ho intenzione di fare una cosa, perché ragazzi, oltre ad aver livellato, ho anche scoperto un paio di cose. Prima di tutto, ho scoperto questa roba qui delle capacità del patrone dei portali, che praticamente noi possiamo fare dei potenziamenti per specifici elementi degli Skylander. Ad esempio, che ne so, per gli Skylander vita della terra possiamo fare attacco livello 1, la mettiamo di livello. Del tipo cosa del genere, facciamo per più attacca fatti, quindi mettiamo l'attacco delle scale di vita terra, insomma cose del genere. Poi facciamo potenziamenti per il nostro Skylander, per i nostri Skylander. In più, ragazzi, qua prima di questo avevo scoperto come funziona, ho scoperto come funziona il tempio del caos. Adesso qui non vedete più niente, perché una volta qui c'era un dungeon, uno che era quello che avevo scoperto io. Perché non sapesse cos'era questa roba, l'avevamo guardata per un minuto, tipo, solo un minuto. La scorsa volta si tratta di un dungeon, si tratta per appunto del nascondiglio di caos, dove lo possiamo affrontare e per l'appunto salire di livello qui con il livello del caos e guadagnare delle ricompense per l'appunto per potenziare poi le capacità e potere dei portali. Che per appunto servono dei cubi che ottieni solamente qui. Qual è il punto di questo dungeon? Che poi me l'ha spiegato, che me l'ha spiegato il gioco quando ne ho trovato uno. Praticamente, tu mentre giochi ti compare un dungeon a caso, ti compare, tipo, per farvi capire, stavo facendo, che ne so, stavo facendo qui, avevo provato, intanto qui avevo concluso l'isola, la foresta catenaria, modalità normale. Poi dopo, mentre stavo cercando qui di iniziare la Palude Nebbiosa a modalità normale, come vedete, tipo qui ho provato a iniziare, sono riuscito a ottenere 3 stelle, ma per miracolo, perché vi stavo cercando di ammazzare come non so quanto, non so quante volte, 3X. E quindi, insomma, mentre stavo cercando più che altro qui nella Palude Nebbiosa, più che altro nella modalità facile, perché per l'appunto gli scherzi non erano ancora pronti ieri, perché stavo giocando anche ieri, ad affrontare la modalità normale, mentre giocavo i livelli, a un certo punto a caso mi salta fuori sta roba sullo schermo, mi dice: scoperto un dungeon del caos, che sarebbero per l'appunto quelli che compaiono qui. Qui ci sono i miei dungeon, quelli in alto, il dungeon degli amici sotto. Ovviamente il dungeon degli amici io non ce ne ho, perché io non ho richiesto gli amici. Comunque, sta di fatto che quando trovo un dungeon io però ci posso entrare, da quel che ho capito, solo una volta, da quel che ho capito, perché dopo che ci sono entrato una volta non ci sono più potuto entrare. Strano però, perché qui dice senza limite d'ingresso.
Quindi io non ho capito, penso che con senza limite di ingresso intendi tutti gli altri che ti trovi, te li puoi provare, eccetera, eccetera. Non ho, quindi mi sono comunque sembrava aver capito che ci partirà solo una volta. Ad ogni modo erano strutturati così da quel poco che ho potuto fare. Tu praticamente quando entri nel dungeon ti trovi il caos davanti, è divisa in tre ondate là praticamente. Praticamente ci sono tre ondate, prima cosa avevo 25, poi 35 e poi 45, ognuno in tre forme diverse. E ovviamente io non sono neanche riuscita ad arrivare a metà vita, perché anche se aveva livello 25, ricordiamoci, dove, ragazzi, ricordatevi, come sapete, come dico sempre anche in Final Fantasy, un boss, anche se dice quel livello lì, in verità ne ha 5 in più. Quindi, insomma, praticamente le regole qui sono queste. Vabbè, nel caso quindi giochiamo al deserto dorato, alla fabbrica abbandonata e ci ritroviamo una strana cosa davanti. È appunto un dungeon che scopriamo a caso nel tempio dei caos. Perché la cosa bella di sta roba è che per l'appunto ti arrivano a caso i dungeon. Non puoi trovarli te. Ti arrivano a caso mentre giochi. Quindi pure appunto, ripeto, come l'altra volta, se ci troviamo una roba davanti, che non ci è capitata l'altra volta, ma forse ci capiterà. È appunto quello lì. E proveremo a farlo così vi faccio vedere. Farò pena, però almeno vi farò vedere di cosa si tratta. Allora, basta con le chiacchiere, direi di cominciare con il gettato dorato dopo aver visto questi ennesimi aggiornamenti del gioco. Ok. Patrone dei portali, non preoccuparti per Kali. Ognuno ha un passato che vuoi dimenticare, ma proprio non può. Ho già sentito storie su Golden Queen. È il capo dei Doomguarder che trasforma tutto in oro. Una volta ha pure trasformato Kali in oro. Non è un bel ricordo per lei, sì, ragazzi, ricordate i capiti. Una cosa è certa, una volta impedito ai Doomguarder di usare il libro, i nostri problemi saranno risolti. Anche Chaos potrebbe mettere questa equazione, ma per ora siamo noi quelli in vantaggio. Ugo ha ragione, Golden Queen fa paura, ma credo che possiamo sconfiggerla. Sì, ragazzi, per chi non lo sapesse, l'ultima volta nell'alto piano specchio avevamo sconfitto il Doom Raider dell'aria, Dreamcatcher, che ci aveva rifilato, ci aveva detto praticamente che la Golden Queen, quindi il capo dei Doom Raiders, è entrata in possesso del libro che Chaos aveva perso all'inizio, non so se vi ricordate, quando stavamo finendo la prima isola. Anche qui ci sono 7 livelli, Golden Queen, l'ultimo livello, bellissimo. Ok, io direi che possiamo iniziare, vai. Allora, qui cambiamo ovviamente squadra e mettiamo quelli che per l'appunto avevo detto Blaze, qualcosa che abbiamo qui. Mettiamo Whirlwind, questo qui mettiamo, e al posto di Arcobaleno Fatale mettiamo Nuvola Tempestosa, che ragazzi, io guardo anche il mana che consumano queste cose, tipo Arcobaleno Fatale consuma 6 e non fa tanto, mentre Kaik, mentre Nuvola Tempestosa è più utile, perché questa qui ne consuma 0, ragazzi, perché è un'abilità a tempo, tipo 10 secondi. Avete presente quella roba che fanno i boss? Ecco, alcuni scheletri hanno delle abilità simili. Praticamente è una roba che ci dà rigenerare trigene praticamente per 3 turni. E quindi è una cosa molto utile, recuperi 100 ogni turno. Quindi è una cosa utilissima, è poco 100, però recuperi lo stesso. Poi Pit Boss, il nostro Pit Boss, eccolo. Qui teniamo sempre questi due attacchi che ha già. Ci sarebbe anche l'idio delle vipere, che anche questo, come vedete, è mana 0, perché per l'appunto servono 5-10 secondi per ricaricare, ma non lo uso perché altrimenti siamo troppo lenti e quindi non ce la facciamo. Quindi, poi qui, ragazzi, ho scoperto questa roba del guarda. Sarebbero degli Skylander che metti, che praticamente condividi l'esperienza con appunto, ad esempio, T-Rex non lo usiamo, adesso metto T-Rex perché appunto è quello più debole della squadra che vorrò utilizzare dopo. Praticamente cosa fate? Quando finisci un livello, quelli che sono in guardia guadagnano l'esperienza che loro, ma non li usi. Quindi è solo una proprio guadagnare l'esperienza. Poi metto in guarda anche Stateff. Zulu non lo metto perché è 5 stelle, 5 stelle, quindi è comunque in media più forte. E quindi tanto mettiamo quegli altri due in guarda. Ok, direi di iniziare. Speriamo che siano livellati abbastanza, livello 25. Ok, sì, penso che basti. Allora, prima cosa che faccio io è una strategia che ho messo in pratica, è quello di attivare immediatamente lo status regene in pratica, lo chiameremo regene perché per appunto fa l'effetto regene. E poi andare subito all'attacco sperando di per appunto non fare casini. Mi sono dimenticato di mettere Chompy lì al posto di
Oddio, al posto di broccoli gay bianco, perché broccoli gay mi genera la vita, ma io c'ho già Whirlwind che si occupa della vita. Dio buono! La tosse! Basta, sta tosse ha rotto le scatole. Che vedi, rigenera, rigenera, vedi. Perché visto che io non guardo la vita degli Skylander e puntualmente mi muoiono, io cosa faccio? Metto il rigenera così sono sicuri che la vita rimane piuttosto alta, no? Oddio, qua arriviamo ad avere anche quattro nemici alla volta. Vai, 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 ammazzate, ammazzate quel Crypt Club gigante. Non guardo neanche la vita dei nemici, io non guardo niente, guardo solo i turni. Ok, vai, 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 attacco, madò. Potenza finita per gli Skylander, ma meglio così, andiamo veloci. Ok, anche Chomp Chest è andato. Manca uno, vai, vai, sì. Perfetto, vedete che sono saliti di livello, sono aumentate l'esperienza anche quelli due sotto. Allora, quindi dicono che hanno sbloccato due robe, si sono sbloccate. Sì, ho capito, vado, adesso vado, sì, vado. Ok, ovviamente sono andata avanti anche con questa roba della parte 1, quindi della miscela avventura, ovviamente off camera, così eravamo puntuali per le ricompense questa volta, ma sicuramente si salterà fuori qualcosa. Oddio, Cinder! Cinder! Possiamo evocarla così a caso? Vai, Cineria! Anche lei non morte, ovviamente, ma ormai io ho Pit Boss, adesso mi quadra, quindi. Allora, combatti nell'arena. Ah, ovviamente adesso mi metto un'altra missione seguente. Combatti nell'arena una volta. Ci sono altre robe. Non aggiornare se per una volta. Ma sapete che vi dico? Proviamo dai queste cose. Allora, combatti nell'arena una volta. L'arena penso che sia questa. Sì, scopriamo un po' di roba. Dio buono. Bello. Arena amichevole. Io direi arena perché mi dico. Ecco dove si svolge tutto il brivido. Nell'arena. Questo è un nuovo posto in cui i maestri portali possono sfidarsi. Hanno tradotto male, sarebbe parlare dei portali, no? Perché in inglese è Portal Master, e quindi è Master, Maestro, hanno confuso. I ranghi cambiano a seconda dei risultati del duello e puoi controllarli ogni giorno. Qui puoi dare un'occhiata alle ricompense dei risultati di battaglia. Partecipa a duelli per guadagnare medaglie arena, spesa dal negozio dell'arena. Il primo di settimana ranghi va lunedì all'inizio della settimana. Ah, un'altra cosa! Se vinci ottieni ricompense giornaliere. Più combatti a duelli, migliori diventi e migliori saranno i primi che vinci. Due uccelli con una fava. Pronti per l'arena? Dai, proviamo. Puoi scegliere contro chi combattere. Ovviamente gli avversari più forti te lo tirano ad allenarti meglio. Però perdi. Però io visto che sono una schiappa, perdo. Però ok. E ricordati, hai più punti se vinci contro l'avversario più forte. Ora, prendiamo un avversario e mettiamoci alla prova. Ne prendo uno a caso. A caso! Erano uguali tutti. Oh, chi ha questo? Dog Blade. Oddio, ho preso uno scarsissimo. Dio santo, quanto mi dispiace. No, io oggi no, mi fa. No, non voglio combattere contro qualcuno e farlo fuori pochi secondi. Vabbè. Oddio, ragazzi, mi dispiace tantissimo, giuro. Prendiamo un altro a caso. Sono tutti che gli danno 108 punti. Ah, ok, adesso questo qua. Dai, facciamo più figure di merda. Prendiamo contro questo che si chiama. Che cacchio è? Vabbè, ok. Andiamo con questo che così facciamo schifo. Andiamo, dai. Andiamo con la squadra che avevamo prima. Che avevamo prima. Lui. Ho cattato prima quello che poverino mi fa. Poverino, non volevo far fuori così facilmente. Poi ho cattato un altro che cioè, mi faceva. Mi probabilmente mi ucciderà in un. Un colpo, sì, ho sbloccato anche Mastermind come furfante off camera. Solo che mi fa solamente ipotezza solamente tipo gli attacchi. E non è che mi. Oddio, bello! Che fico! Fico! Dai, andiamo subito così a caso. Tanto perdo, quindi non ho messo neanche. Ma sei serio? Ah, ecco, vedi, fa male anche loro. No, ma stavo dicendo, non ho messo neanche gli Skylander che, insomma, sono più forti con tutta la carica di vita perché per l'appunto perdevo.
Ah, ma io devo far fuori Zulu, l'avevo prima, però devo far fuori Zulu, giusto, giusto. Ma che cacchio ha evocato su anche chi è quello? Oddio, Smoke Scream, ok. Ma che ragazzi, raga, qui mi sa che perdo. Non so, perché... Allora, oddio, vai, vai, vai. Dio, Dio buono. Vedi, ovviamente anche lui usa Zulu per recuperare vita, però è andato il mio... cioè è andata lei, oddio, non mi ricordo mai come... Ragazzi, non mi ricordo i nomi, scusatemi. Madonna, sto facendo meno piedi quanto pensassi, non pensavo. Cioè, lo so, a livello 34 sto ammazzando. Ah, ma già è vero che l'aria è fatta contro la vita, ma a parte quello, cavoli, sono 10 livelli più su e sto battendo come niente. Li ho battuti come niente! Com'è possibile? Dai, andiamo qui, completiamo parte 1. Ma papà, mi dispiace, vabbè, FFKCCCG, pensavo per darle, pensavo per darsi meglio te, sinceramente. Non ho vinto la dimensione distorta. Vabbè, dai, ste cose invece mi sa che le farò solamente off camera, perché avevo intenzione, vi ricordo, di farle complete con voi quando avremo raggiunto, quando sarei stata in grado di potenziare, come si dice, di farli tutti la volta di fila. Un po' come i dungeon normali, quindi al momento quella roba lì ce la lasciamo alle spalle. Allora, qui devo vedere Cinder. Vediamolo un attimo per vedere. Ecco, per toglierci soprattutto il puntino rosso. Questa roba. Oh, bello! Ho completato una cosa, tipo un gruppo. Due draghi viola davvero speciali. Due draghi viola. Aspetta, Dio santo, qui quella cosa per sbagliare sempre le cose. Cinege, è un drago nero. Vabbè, a parte qua. Sì, ormai è vero che quella anche sa viola. Che palle, oh, qui poi non si può fare tutto lo... Mi sa che ho sbloccato un'altra roba anche, perché nell'alleanza è qua... Vediamo chi ho completato e chi ho completato. Ta dei draghi, non fare distante a causa di tutti questi misteri. Saremo sempre tuoi amici. E sarebbero, oddio, Cinder, Blaze, Whirlwind, Flashwing, che ho sbloccato, e Spyro. Poi basta, sono finite le alleanze. Bella lì. Vabbè, a parte quello, direi che possiamo continuare. Oddio, cosa avevo fatto? Ho zoomato? Raga, ho zoomato un pochino, mi dicono. Vabbè, continuiamo la nostra avventura. Fermiamo un attimo.